penso che qualsiasi altra persona l'avrebbe diviso. Sì, ho capito. Tra l'altro sanguinava dal naso. Allora, non male che quindi, se il catalano sanguinava dal naso, lei... Sì, come devo dire, cioè io... Ma allora il Capone a rompergli il capoccione? Ma stiamo scherzando? No, e sto domandando, lei mi dice No, senta, non facciamo queste, non diciamo cose assurde. Quindi lei dichiara che non aveva... Ma guarda, lei ha diviso pure. Lei ha disarmato. E il PVC dove se l'è infilato, quindi, poi dopo? Alfredo? Alfredo, no, Leo Raffaele, sei lì? Non l'hai rotto il capocchio? Ti faceva buono se ci rompi. Pronto? Buonasera, vorrei parlare col signor o con la signora Truglio, su Gina Volio. E chi è lei? Sono io la signora. Io sono il papà del ragazzo che è stato investito dalla 500 bianca che guidava Gennaro Truglio. Ah sì, ditemi. E vostro figlio mi ha promesso la lettera quando fu che... Investito. Noi abbiamo fatto la lettera. No, signor, due domeniche fa, vostro figlio alle 22 di sera fuori grotta ha investito a mio figlio. E praticamente... si è schiattato fare. Voglio capire. Su guaglione mi pareva un guaglione per bene, tant'è vero che mi ha dato pure un numero alla casa. Come state rispondendo voi, e quindi Isa ha parlato, ha detto non vi preoccupate, io mo ce lo spiego a mia mamma e a mio padre quello che è successo, perché dice che la macchina è intestata a vostro, a voi, a assicurazione a vostro marito Luigi, che sta scritto Luigi. Sì, sì, sì. Mo mi ha promesso la lettera, mio figlio si è fatto male. Voglio capire. Mio figlio stava in coppa motorino, vostro figlio stava in da macchina e l'ha menato proprio per l'aria, a fuori grotto, proprio Parco San Paolo. E quindi voglio capire un attimo su guaglione, che te ne capi fa? Guaglione te niente capi fa, mo subentriamo io e mio marito, non vi preoccupate. Forse è meglio che parliamo tra adulti, forse è meglio che se guaglione te ne una capa scarfata. Ecco, va bene, sentite, non vi preoccupate, l'ultima persona che ce ne fu io, mio figlio ha fatto un errore, sarà rimediato immediatamente. Ma voi lo sapete, sapete questo fatto che vi sto dicendo? Non sapete niente, mi dispiace, ha già scomigliato Fanucci. Mi dispiace. Sia viva, ero convinto che quello me l'ha detto candidamente, mo va a casa, ci spiega a papà e a mamma quello che è successo, e poi lo facciamo immediatamente la lettera, e poi è scomparso. Mo sto mortificato, chi le stava pure con una guaglione. Ma capisco, si è messo la guaglione tutto quanto, però ad avere che l'ha combinata, figlio. Poi stavano in da macchina con questo creatore piccirillo, 3 anni, non si guida così con un creatore piccirillo. Ma visto che stiamo parlando, e voi che siamo gente che capisce... Che teniamo i capelli bianchi in capi, allora potremmo parlare. Allora, su guaglione, questo con un creatore 3 anni, in da macchina, tutte e tre senza la cintura, prima di tutto Stefano. Gli stava a chi lato lato lo marcia a piede, mio figlio Dan era arrivato a me portare un busto che io e mia moglie si separata, tanti cose, non ecco. Sono cose che assolutamente, e chi mi ha portato una busta alla mamma. Poi, mio figlio, Amisa Frecci, si è incamminato, vostro figlio a tutta velocità, ma credete, ma a tutta velocità, gli venuto, ma meno male! Meno male che l'ha acchiappato in striscia e ha sbattuto a figlia, ma rindirici ma benzilina lo pullman che sta proprio lo Parco San Paolo, annanzo locale, annanzo tra i docchi, non so ci si tiene di presente. No, annanzo l'entrata della tangenzia. Sta benzilina lo pullman, figlia, meglio da sbattere con tutto il motorino là dentro, ha schiattato pure la benzina che si adonano. Meno male che non ci si venisce. Nessuno ha pigliato niente. No, nessuno, si se ne adonavano. Ma vostro figlio si è fermato, ha chiesto scusa, per amore di, ha chiesto scusa, a guaglione ha già fatta la faccia bianca bianca senza paura. Ma che succedeva? Non vi preoccupate. Da passolisce mio figlio. Bravo, che è così, bravo. Ma voi la macchina è rotta, non ve la... non si accendevano i fari, ha dato un cazzotto lì da macchina. Ho pugni e fir. Avete capito? Non ha detto niente, perfettamente niente, non sappiamo niente di questo fatto. Poi mio figlio lavora fuori.
Mi chiedo scusa se ho scommigliato il fenomeno. No, per l'amor di Dio, qui a Rapivo va a fare una denuncia, una cosa perché, del genere. No, ma che il mio figlio ti ha fatto, cioè, o referto medico all'ospedale San Paolo, là direi. Ma mi fa perdere pure l'assicurazione. Bravo, mo per di da class. Di da class. Ma che diciamo, ha fatto un incidente. Guardate, amo. Guardate. Ha capito. Ma loro per vizi, vostro saldo. Corre, corre, evidentemente, no, è distratto. Isse che la buona cristiana, evidentemente, che ella sono che femmina che arruina nei figli nostri. Figlia, ma stessa cosa che hanno ammurato. Scusa, posso parlare apertamente. Sì, sì. E poi una cosa in capo e non capisce nessuno. Mio figlio, questo gli è successo. Bravo. Che la pernacchia. Che bravo. Un po' può essere pure meglio di me. No. Però che la pernacchia. Night, niente, manca esso. Perché mio figlio, venerdì, si mi accompagna mio marito a stazione. Non hanno parlato di niente. E essa è tenuta a posto, essa. Guardate, non è un marito perfettamente. Invece niente, ma tutto... io posso a bui, ma consegna essa, la faccio una merda di maestro. Brava, brava. Invece ricevere vicino una murata con porta da homma. Che le femmine, che la, se fosse capitato a voi che si sente che siete femmine in atarazza, sicuramente a vostro marito avesse veritto lui. Ma amore di Gesù, cose che succedono, purtroppo è successo, mica uno uccideva. No, ma niente, c'è correndo. Ma io mica sto dicendo niente, sto dicendo solamente se ha da fare lettere, ma amore di Dio. Io sono stato prima che ha detto, mio creatura si è fatta male, venite con il mio ospedale, facciamo fare una vita. Invece non niente. Sappiamo proprio niente, non è stato fatto. Guardate, guardate. Niente di niente. Guardate che lavoro. Avete capito? Che è del logo, ah, perciò il servono da pigliare. E mio creatore, che è un fratello? No, che è un figlio esse. È una ragazza madre. Ragazza madre a così piccinelle tenendo un creatore di 3 anni. Gesù, Gesù, perché Gesù, che la mamma l'ha guardata troppo a buona figlia, mi è venuta a cadere i piermi a stare a girare, a girare, niente di meno vostro sono figlio. Sono 2 anni che sta morendo a fuoco con mio figlio. Vostro figlio ha scigliuto, ha scigliuto, ha scigliuto. E ti ha spiegato una merda, scusa trota, mannaggia. Sentite, non fate nessuna cosa perché no, niente, signor, io e mio guardate, marito. Guardate, ho già parlato con voi, ma da credere. Tranquillatevi, assolutamente. Però mi ha dato un tempo che stasera mio marito state tranquilli, signor, pensate a sta buona, perché mi rimano con tutta calma, non vi preoccupate. Non, non vi preoccupate perché... Pensate il coso vostro. Poi vi chiamo appunto, non c'è voi, problema. Noi da voi con Uaglioli, che mio figlio viene domani. Bravo, allora si viene domani e viene pure Capernacci, voi ci tangete. No, mio figlio fa di che solo. Arriva domani, domani pomeriggio alle 4-5, viene da lavorare. Vi chiamo domani sera, con calma. Io vi chiamo mio marito. Bravo. E venimmo da voi, perché io sto datene benissimo il vostro indirizzo, il vostro... Tene tutto cose, là c'è scritto tutto cose, signore, gli ho scritto... A meno tutto. Che... Ci ho detto proprio in mano a pernacchia, ci ho detto. A meno che... Che figlio mi ha fatto la lettera pure nascosta di me, perché mo a questo punto io non faccio niente, perché io so l'assicurazione, o so a varo è che sta... Non lo so, non lo so. E allo scuro, comunque non vi preoccupate... Io rimane sera sono a casa vostra. Va bene, non vi preoccupate, signori, ci sentiamo. Non mi mettete in difetto perché no! Io non so niente. Non so, non siamo gente che non io gente grazie che avete aspettato fino a mo, non però c'è noi, io non so niente. Non c'è problema. Ma da scusa, però purtroppo mio figlio ha paura. Perché il 15 giorni fa 300 euro abbiamo cominciato la mani e abbiamo fatto una lettera. 15 giorni fa. Non c'è problema, dovete stare tranquilla, non c'è problema. Io vi ringrazio, scusate, però... Ci sentiamo stasera, roppa che avete parlato con vostro marito. Verso le 9, perché mio marito fu camionista e non è in orari, però va le bene. 9 è sicuro. Va bene, va bene vi saluto, grazie. Arrivederci, grazie, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Niente di meno che sia per noi ci sta su una radio. Gino! Sì. Gino, adesso tocca a te. Sì, sì, vai presto a chiamare. Fai, fai, chiama, chiama, che questo già sta chiamando a Napernai. Sì, come si sta chiamando a Napernai? Figuriamo. Andiamo, andiamo. Pronto? Bello. Ehi. Ma sto chiamando a un sacco di tempo, sta chiamando a un sacco di tempo. Ha già una telefonata. O fa rischiattare la macchina. Che lo scurnacchia da sbattuto al guaglione con l'aria. Mannaggia, chi l'è morto, la mannaggia. Capito? E chi lo stava aspettando a letto? Mo ci aspettano, rimane, rimane a casa. Sta rimane? Sì, perché c'è la macchina da vecchio male. Se mi spiegare la vecchio male la macchina. Ma, va bene. Perché c'è la batteria a isso, ma voi? Perché mi ha rispatriato. E che? E mo lo voglio. Io mo
chiama Consuelo, che c'è pure Consuelo. Ma non mi muovo la spiccia Consuelo, vado dove che fa? Come? Stai visto, Consuelo? Dai, chiama papi. Eh? Sente tre? Mannaggia, sta arrivando... Hai capito? Benvenuta su Radio Marte. Uno scherzo, ma che la telefonata che ha già avuto non è uno scherzo. Ma come? È scherzo, seria. Ah? È scherzo. Ah, io scherzo. Oh, bro, si è andato a morire. Ah, si è sta sentendo la radio. Amelia Cappiello, sì. Signora, è per la questione che non risultate